Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente dopo tantissima acqua è arrivato il sole e finalmente possiamo provare il Saginet 3, cioè il drone della GPRC, un drone secondo me interessantissimo, un drone racing però con una fotocamera da 1080 60 fps. Quindi questo è solo un volo giusto per capire il comportamento di questo drone, uno perché è tantissimo che non guido droni racing, quindi veramente sono arrugginito, non tanto di più direi, quindi è solo un volo giusto per capire il comportamento del drone e per capire anche la qualità di questa fotocamera, tanto per avere un'idea di come si comporta sia il drone che la fotocamera, perché la parte interessante è che questo drone pesa meno di 250 grammi, arriva intorno ai 220 con la batteria, però monta questa fotocamerina che è in grado di registrare, come vi dicevo appunto, che è la parte che a me piace di più, a 1080 60 fps, quindi un drone super leggero con una fotocamera che potrebbe dare delle, diciamo, delle emozionanti, che potrebbe darci delle riprese video emozionanti, perché comunque le riprese video di un drone racing sono affascinanti da vedere se la fotocamera è di qualità. Ovviamente non è come montare un Osmo Action o una GoPro, però con queste fotocamere si va oltre i 250 grammi di drone, quindi droni che diventano più, diciamo, importanti anche dal punto di vista dell'utilizzo, mentre questi sono droni comunque super performanti, super leggeri e adesso anche con una fotocamera che potrebbe diventare veramente il suo punto di forza. Quindi ragazzi, adesso decolliamo qua in questo campo, giusto come vi dicevo prima, tanto per prendere confidenza sia con il drone che con la fotocamera, poi magari prossimamente vedremo dei video più interessanti, ma giusto per capire il comportamento sia del drone che della fotocamera, visto che è tutto nuovo, diciamo che va bene anche un test di questo tipo. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, decolliamo con le GPRC Saginet 3. Ragazzi, il Saginet 3 è tornato sano e salvo, è solo un po' sporco d'erba perché comunque in qualche atterraggio per il cambio batteria, diciamo, sono atterrato un pochino brusco, però c'è l'erba talmente alta che uno ha tutti i tuoi colpi, però allo stesso tempo, vedete come è alta l'erba, ha anche sporcato un po' il Saginet di erba, soprattutto perché è erba bagnata e terra bagnata, però è integro, non ho rotto eliche, non ho rotto niente, il drone si è comportato veramente bene. Per me che non sono un super professionista dell'FPV, diciamo che il drone si è comportato veramente
veramente veramente bene, molto piacevole da usare, è maneggevole, piccolo, quando si dà gas ne ha, perché ne ha tanto, però allo stesso tempo è un dronino super piacevole da utilizzare. Quindi questo drone accoppiato a questa fotocamera potrebbe diventare veramente interessante per fare riprese video particolari che solo l'FPV riesce a ricreare, nel senso, o meglio, solo i droni racing riescono a ricreare certe emozioni con certi video. I cinematic video sono un'altra cosa, sono la mia passione primaria, però se si riesce a portare anche dei video interessanti con droni racing, secondo me diventa ancora più bello, soprattutto se il drone racing non ha bisogno di averci installato sopra né una GoPro né una Osmo Action. Ovviamente non è la stessa cosa avere una GoPro e una Osmo Action, tanta roba, la qualità è nettamente superiore, la stabilizzazione anche, cioè tutto meglio, lo so anch'io. Però ovviamente non lo si può fare mantenendo 250 grammi, quindi qua siamo a 220 grammi circa con una fotocamera a 1080 60 fps. Quindi per adesso, ragazzi, drone ottimo, fotocamera, scrivetemi voi nei commenti come l'avete vista, anche perché io adesso vi sto parlando ma le immagini non le ho ancora viste, quindi voi le vedrete e le commenterete, perché io le vedrò quando le, diciamo, monterò il video e lo posterò. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo mini drone che pesa meno di 250 grammi della GPRC, il Saginet 3, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial. Ciao!